gli altri elementi della proposizione. L'apposizione del nome è un nome che si unisce a un altro nome per meglio determinarlo in una caratteristica, indicando ad esempio il fiume Tevere, cioè una carica, il dottor Bianchi, una professione, l'avvocato Verdi. L'apposizione semplice, la frase è costituita da un solo nome e si mette prima del nome. L'avvocato Verdi è assente. L'apposizione composta, la frase è costituita da espressione ampia e si mette dopo il nome. Il nome funge da apposizione, il nome è determinato da altri elementi, un complemento di specificazione, uno o più attributi. Giovanni, il fratello minore di Luca, ha vinto il torneo. Abbiamo incontrato Doriana, cara amica di Giovanni. Si può riferire a qualsiasi elemento della frase costituito da un nome, soggetto o complemento. Lo zio Giovanni è partito col signor Paolo. Apposizione del soggetto, lo zio Giovanni, apposizione del complemento, signor Paolo. Espressioni che introducono l'apposizione, quel furbo di Luigi. Quel bel tipo di, quel gran furbo del nostro compagno è partito ieri. Quel buono a nulla di, o quel villano di Michele, quella peste di mio fratello è andato via. Oppure espressioni che introducono una posizione in qualità di, in funzione di, in veste di, quale, cioè Luigi, come dirigente di azienda, ha molte responsabilità, è simile al complemento predicativo del soggetto. Preposizione da che introduce la posizione Luigi, da dirigente di azienda, ha molte responsabilità.